Con l'impegno della Regione Marche e del Presidente Francesco Acquaroli e con l'attenzione del Ministero, con gli uffici che hanno ricevuto una relazione da parte della Sovrintendenza, da me sollecitata, Villa Bonaccorsi diventerà patrimonio dello Stato, patrimonio pubblico in un dialogo fra Stato e Regione. È una delle più importanti architetture e anche spazio di giardini dell'area intorno a Macerata. Il sindaco di Potenza Picena, che mi ha sollecitato a intervenire, è una personalità con carattere, con forza, è l'amico Mario, ma occorre dire che io ho ascoltato la sua richiesta e ho ritenuto di stimolare la sovrintendenza a fare il sopralluogo che in questi giorni arriva al Ministero con il parere positivo per l'acquisto di Villa Bonaccorsi. Mi auguro che al di là delle parti politiche, gli enti statali come il Ministero e l'ente locale come la Regione trovino un punto d'equilibrio perché quel bene, diventando dello Stato, sia nella amministrazione della Regione per la sua gestione, per la sua promozione, per quella che si chiama dentro la legge di tutela valorizzazione. Ecco, il dialogo fra la Regione e l'impegno anche finanziario che ha stabilito il Presidente Acquaroli dovrebbero essere il segnale importante di un dialogo fra le istituzioni attraverso un monumento che diventa un monumento di tutti. A Villa Bonaccorsi, io sono stato in tante occasioni, c'è un Palazzo Bonaccorsi con importanti opere anche a Macerata, creare per chi viene nelle Marche, oltre che a Recanati, un punto di attrazione così forte a Macerata, è un impegno in cui tutte le istituzioni dovranno mettere la loro passione e io, per quello che potevo fare, ho cercato di stimolarle, di muoverle a una attenzione per questo così importante documento di una storia che non può essere lasciata all'uso di privati senza controllo e quindi in certe occasioni l'intervento del privato può essere utile. Qui mi sembra molto importante che tutto il pubblico, Stato e Regione, abbiano inteso l'obiettivo comune per acquistare alla universalità dei cittadini, non solo quelli di Macerata ma del mondo, questa importante testimonianza. Villa Bonaccorsi è dello Stato, Villa Bonaccorsi è della Regione. Io spero che ci sia un dialogo perfetto tra gli attori di questa impresa.